Imprenditori 4.0. Lavoro, commercio, giovani, futuro, il biellese. Ecco che cosa ci ha raccontato Massimiliano Vercellino della Star. Il biellese, per uscire dalla crisi, deve o può puntare sul digitale, sull'e-commerce, sull'innovazione? Assolutamente sì. L'e-commerce può essere una nuova avventura per il biellese e può diventare effettivamente una nuova proposta alternativa al tessile che ci ha accompagnati in tutti questi anni, e quindi non essere più obbligati a fare del tessile per fare business. Ci racconti in sintesi la sua avventura. Lei è passato dall'essere un negozio di provincia con numeri molto modesti a numeri importantissimi. Quali sono, e ci racconti come ha fatto? Qual è il segreto? Sicuramente quello di partire qualche anno fa, dove era probabilmente più semplice, ma oggi si può ancora partire in questa avventura che è quella della digitalizzazione delle aziende che fanno commercio e che invece di essere soltanto su un'area ristretta, magari come può essere Bellese, si aprono a tutto il mondo e quindi con potenzialità di clienti e con potenzialità di proporre i nostri prodotti in giro per tutto il mondo, quindi riuscire a essere competitivi con dei prodotti che magari gli altri non riescono a trovare. Voi infatti vendete occhiali e prodotti ottici in tutto il mondo. Quali sono i numeri della Star di cui lei è amministratore delegato? I numeri della Star sono di circa 80.000 spedizioni annue, quindi spediamo in tutto il mondo, partiamo dall'Australia agli Stati Uniti, passando per l'Europa e per l'Asia, e abbiamo praticamente, soddisfiamo qualsiasi tipo di clientela in tutte le parti del mondo. Quanti dipendenti ha? In questo momento sono 45. Tutti che lavorano a Biella? Tutti che lavorano a Biella, in più abbiamo delle aziende biellesi che collaborano con noi, dall'IT manager al gruppo IT che è comunque terzializzato ma fa parte della nostra galassia, e soprattutto anche la parte logistica, dove siamo contenti di utilizzare un partner biellese che è il delle donne autotrasporti. Tecnicamente come funziona? Un utente in giro per il mondo vede i vostri occhiali su un portale, li ordina e voi li fabbricate, li acquistate in un'altra parte del mondo? No, noi commercializziamo i prodotti, non li fabbrichiamo. Normalmente abbiamo in pronta consegna in questa logistica biellese circa 20.000 prodotti in pronta consegna, quindi riusciamo ad essere in consegna in 24 ore sulla sponda, diciamo, est dell'America, quindi New York, e in 48 sulla costa ovest, 48 ore massimo 72 arriviamo in Australia, e quindi riusciamo a competere anche con le unità locali, in quanto comunque il prodotto è italiano, quasi tutto il prodotto viene prodotto in Italia, e quindi abbiamo questo grosso vantaggio di riuscire ad avere la merce in tempi rapidissimi, e quella che abbiamo in magazzino ancora di più, siamo in consegna velocissimi. La sua è una storia di successo personale, ma dal punto di vista generale il biellese è pronto a questo salto di qualità nell'innovazione, e lo dico anche alla luce del suo ruolo istituzionale da vicepresidente di Confcommercio, o c'è un ritardo proprio di mentalità? Diciamo che l'associazione in questo momento probabilmente non è pronta ad aiutare il commerciante che è presente in Biella per portarlo in questa digitalizzazione. Sicuramente ci sono delle persone, dei commercianti che già stanno facendo e ottenendo degli ottimi risultati con delle loro attività online, e sempre di più mi incontro con loro per condividere e riuscire ad ottenere i risultati migliori per entrambi. Quello che mi aspetto per il futuro è avere un'associazione o le associazioni che aiutino tutta la parte commerciale biellese per poterla proiettare in questo mondo che sicuramente può essere di aiuto a tante tante piccole attività. Ci dia un consiglio per un giovane imprenditore che vuole seguire le sue orme. Sicuramente non abbattersi quando ci sono le prime problematiche, perché problematiche ce ne sono
tante, ma allo stesso modo di quando uno fa anche un'attività retail tradizionale e apre un nuovo negozio, ma quello di affidarsi sicuramente a delle persone oneste che sappiano indirizzare e aiutarlo in tutte quelle situazioni contabili e commerciali e di sistemi tecnologici per aiutarlo a offrire i prodotti in tutto il mondo e quindi essere competitivo e ottenere dei grandi risultati e riuscire a diventare euforici di quello che si sta facendo in modo tale da avere sempre di più desiderio di aumentare il proprio impegno in questa attività che può far cambiare i risultati dell'azienda e riuscire a essere internazionale. Cosa chiede alla politica? Sicuramente la politica deve dare una mano al territorio, sia per quanto riguarda le aziende fisiche, quindi nei negozi reali che ci sono nel territorio bellese, ma anche aiutare queste attività per poter portare di nuovo popolazione nel bellese e quindi nuova redditività per il commercio, per tutte le attività e riuscire ad uscire da questo stallo che non ci permette di aumentare i fatturati delle piccole aziende proprio perché comunque diminuiscono il numero di persone nel territorio e questo porta sicuramente una difficoltà enorme. Cerchiamo sicuramente di portare qua persone, possono essere con il miglioramento anche dei trasporti, in quanto non si può essere nel 2020 isolati dal mondo, ma bisogna essere vicini alle grandi città, alle grandi arterie e questa è una cosa fondamentale. Questo porta sicuramente popolazione a Biella, che è una città meravigliosa dove si vive veramente bene. Bene, ringraziamo l'amministratore delegato della Star Massimiliano Vercellino, Paolo Labua, News Biella.